Che cosa ha provato quando le hanno detto che c'era un uomo che voleva sposarla? Mi ha fatto una brutta impressione. E perché? E perché c'era un altro 8 giorni prima. E Che voleva sposarla? sì, e non voleva sposarlo Come mai? me. Non era contenta, non mi piaceva. E quando ha visto questo invece? Sono stata contenta. Adesso, dopo qualche anno di matrimonio, è perfettamente contento di averlo sposata. Contentissima, sì. Non avete mai avuto dissapori? No, no, niente. Ha avuto qualche difficoltà ad ambientarsi qui nel Piemonte? Un po'. Per Per la cucina? la cucina, un po' i primi tempi, ma adesso mi trovo bene. E le abitudini non è che siano cambiate tanto. No, no, no. Ha figli? Niente figli. Vuole averne? Ma qualcuno. Quanti anni ha? 39. Quanti anni ha? Da 53. quanto tempo è sposato? 4 anni. E come ha fatto a trovare moglie? Per via del bachelet. È andato giù al sud? Sono andato giù per una. E poi non si adattava molto per la campagna. Allora, per mezzo di un amico, ho fatto conoscenza con un altro, ho fatto conoscenza a quella che è sposata poi. E sono contentissimo che ci pensavo proprio di trovarmi così bene, con una buona compagnia. Se c'è una ragazzotta che sogna di sposarsi, dice la canzone, a dargli una botta ci pensa il bachelet. Bachelet, dicono alcuni, vuol dire far combaciare. La parola, secondo altri, nasce invece da un'intimazione, bacia lei. Ma al di là della diatriba letteraria, la sostanza, cioè l'attività dei bachelet, è fuori discussione combinare matrimoni. Nel passato i bachelet combinavano solo matrimoni locali, ma un fenomeno grave, lo spopolamento delle campagne albesi, li ha costretti ad inventare il matrimonio misto, cioè l'unione tra un contadino del nord e una donna del sud. Il risultato è questo. In 10 anni, 428 matrimoni e 570 bimbi. Il bracciante di Stradella dice che è disposto a incontrarsi con la sarta di Napoli. Anche la sarta di Napoli dice che è disposta a incontrarsi con il bracciante di Alessandro. Ecco dunque la nascita del MEC, Mercato Europeo Cuori. E con le barriere economiche e politiche cadranno così anche quelle dell'amore. È un programma ambizioso, ma dicono i bachelet non impossibile. La loro fiducia è suffragata dai risultati ottenuti, ma soprattutto dal fatto che sono già riusciti a sovvertire il costume delle campagne piemontesi, delle quali è facile tessere le lodi, ma dove è difficile vivere, realizzando così, a loro modo e su scala ridotta, ciò che addirittura non riuscì a Garibaldi, l'unità d'Italia. Non avete paura di diventare una grossa agenzia matrimoniale? No, nel modo più assoluto. Perché? Perché noi non siamo come un'agenzia matrimoniale che lo fa per scopi di lucro. Noi lo facciamo unicamente per fini filantropici e per creare unicamente, e dico questo unicamente, pongo l'accento su questo unicamente, l'altrui felicità. Le ragazze dei nostri paesi preferiscono sposare un giovane che non lavori la terra. Le ragazze della città sposano i giovani meridionali che si sono installati nelle nostre zone e quindi restano due punti scoperti, i nostri giovanotti qui e le ragazze nel meridione. Ecco allora l'opera dei bachelet o degli altri che cercano di unire questi due punti del cerchio ormai lontani da 1000 o 1500 o 2000 chilometri.